Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia. Allora, oggi parliamo e facciamo riferimento a un video che ho caricato qualche giorno fa sulla pesca alla spigola in porto, perché grazie ad alcuni dei vostri commenti, approfitto per salutare Raffaele Splinter, Passione Pesca Bolo, Alfonso Porpora e Rosario Chiaramonte, che sono stati i più attivi in questi commenti, perché dicevo, mi avete fatto notare una cosa. Allora, io prevalentemente quando vado a pescare, e quella montatura è una montatura che io utilizzo normalmente per andare a pescare la spigola in ambiente portuale, e vado a pescare in ambienti portuali di porticcioli di riviera, come vi avevo detto l'altra volta, quindi le condizioni in effetti di quantità di acqua rispetto al porto classico sono molto inferiori. Io pesco normalmente da un metro ai tre metri e mezzo di acqua, quindi forse sono stato poco chiaro. La montatura che chiameremo parte 1 della pesca spigola in porto è più diretta a fondali intorno ai 3 metri e mezzo massimo come quantità di acqua. Molti di voi, come vi dicevo nei commenti, mi hanno detto che loro pescano invece, diciamo che voi pescate invece intorno ai 5-6 metri fino ad arrivare addirittura a 10-15 metri di acqua, e allora lì è ancora un altro discorso che affronteremo nelle considerazioni finali di questo video. Quindi ragazzi, adesso io vi ho preparato uno schemettino e vi farò vedere in modo parallelo quello che era lo schemettino della parte 1 con questo che chiameremo pesca alla spigola in porto parte 2. Così chi di voi avrà l'esigenza o si troverà a pescare in quantità di acqua superiori ai 3 metri, 3 metri e mezzo, quindi 5 metri, 6 metri, 7 metri, potrà tranquillamente usare questa montatura. Quindi andiamo a vedere insieme lo schemettino di questa montatura e ci vediamo dopo, mi raccomando, per qualche considerazione e consiglio finale. Bene, quindi ragazzi, andiamo a vedere questa variazione alla montatura che avevo fatto vedere precedentemente. Qua a fianco io vi lascio la montatura che abbiamo fatto l'altra volta, che ho conservato, in modo da potervi fare vedere le differenze. In questo caso possiamo andare a utilizzare sia un galleggiante italiano che un galleggiante inglese, in questo caso sia fisso che scorrevole, poi lo andiamo a vedere dopo nelle considerazioni finali, vi farò un accenno anche su questo. Nel caso in cui andiamo usare un galleggiante inglese, dobbiamo andare a usare un galleggiante inglese non a penna ma un buoyed, perché ci dà la possibilità, svitando la parte, ve lo faccio vedere qua così almeno si vede meglio, svitando la parte inferiore possiamo andare a starare il galleggiante togliendo questi pesetti che sono praticamente in dotazione, vedete queste rondelline. Quindi se dovessimo non riuscire a trovare con questo, che è già un 6+3, un assetto giusto, possiamo andare a togliere del peso dal galleggiante, quindi andiamo a togliere del peso dal 6 e andiamo ad aggiungere il più, che diventerà, ad esempio, facciamo un esempio, togliamo uno di questi che è 2 grammi come esempio, diventerà un 4+5, quindi avremo la possibilità di andare a mettere più piombo sotto senza dover per forza di cose rifare la nostra montatura. Questa è una cosa che sui buoyed del genere la trovo molto 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 comoda. Quindi a prescindere dal galleggiante che andiamo a scegliere, sia l'italiano che l'inglese, ora vi faccio vedere la montatura. Quindi sarà esattamente speculare all'altra, quindi andremo a scendere giù sempre con lo nostro 0,16 e 0,14. Qua non cambia in effetti nulla. Andiamo qua a mettere un aggancio, che in questo caso ve lo faccio col fisso, poi farò l'accenno sullo scorrevole dopo. Andiamo a mettere, come dall'altra parte, il nostro galleggiante, che in questo caso sarà un buoyed a penna. In questo caso abbiamo messo il 6+3, vi faccio l'esempio sul galleggiante questo, ok? Nel caso di questo la portata sarà da scegliere in base alla grammatura che ci servirà, direi un 4, un 5, un 6 grammi, non andiamo a esagerare di più. Quindi andremo poi a avere la nostra discesa, in questo caso sappiamo già, a richiesta vostra, che avremo 6 metri di fondale totali. Ok, totali, quindi avremo da qui a qui, facciamo un esempio, 4 metri, e avremo qua la nostra, in questo caso, girellina. Qua vi avevo detto non mettete la girella, fate un nodo semplice proprio per dare la naturalezza, praticamente da questo punto a questo completamente libero. Direi che in questo caso il problema non si pone, quindi possiamo anche andare a mettere una girellina, che anzi magari ci dà una mano a scendere meglio, e andiamo a fare il nostro terminale sempre di 2 metri, quindi facciamo in questo caso 2
metri, ok? Sempre sul nostro terminale non mettiamo assolutamente nessun tipo di piombatura, però la variazione vera e propria è la portata. Qua andavamo a usare addirittura una penna che portava 0,40 proprio per far sì che anche questa prima parte iniziale fosse naturale, mentre invece in questo caso abbiamo un 6+3 e probabilmente su 6 metri di acqua potrebbe servirci anche più piombo di questi 3, quindi andremo poi a fare il lavoro che vi ho fatto vedere prima, quindi a togliere rondelle e a diventare, ve lo faccio qua ad esempio, se togliamo una rondellina abbiamo detto che qua abbiamo un 4+5, quindi avremo a nostra disposizione 5 grammi per appesantire la nostra lenza e farla arrivare fino al nostro fondo, in questo caso di 6 metri. Questa è una variante che va considerata anche sempre anche in base alla condizione, alla corrente, al vento, a queste cose qua. Quindi la gramatura, dicevo, andrà posizionata in basso proprio per far sì che di questi 4 metri almeno 3 scendano con estrema facilità, quindi le andrei a posizionare in questo caso. Quindi abbiamo una cosa del genere, una linea immaginaria, quindi qua rimarranno i 3 metri liberi di piombo e andremo qua a mettere la nostra piombatura, quindi andremo a mettere i nostri 3 o 5 grammi, facciamo l'esempio iniziale da 3 grammi, iniziamo a mettere un pallino da 1 grammo, poi andiamo a mettere due pallini da 0,50 e qua di nuovo 0,50 e così via, direi di metterne addirittura un altro da 0,50, e qua la naturalezza in realtà ce l'andiamo un po' a perdere, però di più non si può ottenere. Quindi in questo caso avremo i nostri 3 metri liberi, il nostro metro prima della girella che avrà la nostra piombatura completa e i nostri 2 metri diciamo liberi. Nel caso in cui avessimo un fondo e una condizione ottimale, diciamo che facciamo un esempio del mare proprio completamente fermo, perché no, questo gruppo di pallini lo andiamo a posizionare leggermente più in alto, quindi così facendo sotto i pallini, in questo caso se li andiamo a mettere a un'altezza leggermente più alta di questa, avremo i nostri pallini che abbiamo detto che sono questi, avremo da qui in giù tutta la naturalezza del caso. È chiaro che ci giochiamo la naturalezza nella prima parte di acqua, questo però ragazzi purtroppo non si può fare altrimenti. Qualche altra montatura in mente ce l'avrei, ma direi che per il momento della montatura giusta che io vi consiglio di fare è questa, perché è semplice. Un piccolo appunto sulla piombatura: io qua posizionavo il più pesante in alto, anche perché preferivo avere tutta la piombatura che a scalare mi si muovesse, diciamo, in modo molto naturale. In questo caso invece il più pesante lo posiziono verso il fondo, che sia qua o che sia qua, in modo che mi aiuta nel lancio a stendere meglio la lenza, quindi evito magari qualche ingarbuglio in più. Mettendo il pallino più pesante verso il fondo, sarà il primo che tira tutto il resto verso il fondo. Così facendo, ragazzi, otteniamo che cosa? Ci bruciamo i nostri primi 3 metri di acqua, perché non saremo assolutamente naturali. Con questo non è detto che un pesce possa mangiare oppure no, ma avremo comunque a 3 metri di profondità gli altri 3 metri che saranno esattamente speculari a questi qua. Quindi noi avremo in realtà di fatto 3 metri di acqua completamente libera, come qua ne avremo 3 metri di acqua completamente libera se questa, chiaramente, se questa montatura la facessimo arrivare a 6 metri. Un'altra cosa che vi voglio dire prima di andare alle considerazioni finali: se dovessimo utilizzare una canna che è da 7 metri, quindi 7 metri di lunghezza, potremmo tranquillamente fare questa montatura fissa. Quindi assolutamente la montatura fissa qua ci sta, nel senso che 7 metri di canna mi permette di pescare intorno ai 6 metri, 6 metri e mezzo di fondo. Se dovessimo avere invece una canna più corta, perché mettiamo caso che qualcuno di voi possa avere una 5 metri, si trova bene con una 5 metri a fare questo tipo di pesca, saremo obbligati a utilizzare un galleggiante scorrevole o il galleggiante fisso con l'attacco scorrevole. Se andate a vedere i miei video precedenti, questa è una cosa che cerco di spiegare, ho approfondito abbastanza. Io comunque preferisco pescare con il galleggiante fisso, anche perché con lo scorrevole questa piombatura sarei costretto ad aumentarla ancora e a concentrarla ancora di più, per far sì che il piombo riesca a tirare giù la lenza fino a 6 metri di profondità, passando attraverso l'attacco scorrevole
scorrevole o attraverso i fori del galleggiante scorrevole. Questo, ragazzi, è tutto. Direi che questa è una montatura che potrebbe andare bene per chi di voi ha questa esigenza. Come vi dicevo prima, alcune altre montature le abbiamo in mente, qualcuna già la faccio, sono montature leggermente diverse, e se poi avrete occasione o desiderio ve le farò vedere come sempre molto volentieri. Andiamo alle considerazioni finali. Quindi eccoci tornati, ragazzi, abbiamo visto la montatura, lo schematino della montatura, e qui veniamo a qualche considerazione d'obbligo. Allora, la montatura che abbiamo visto va bene per pescare in quantità di acqua superiore, come vi dicevo prima, ai 3 metri, 3 metri e mezzo, quindi andiamo intorno ai 5, 6, 7, 8 metri anche. Un consiglio e una considerazione che mi sento di dare è cercare di pescare con il galleggiante fisso, perché su quelle profondità ancora si riesce. Quindi l'unico vincolo è avere una canna che sia leggermente superiore alla quantità di acqua che abbiamo sotto. Quindi quando noi abbiamo una canna da 7 metri e vogliamo pescare su 6 metri, 6 metri e mezzo d'acqua, possiamo utilizzare tranquillamente la montatura che vi ho fatto vedere io. È vero che un po' di naturalezza la si perde rispetto alla montatura della parte 1, però ragazzi, questo è una cosa che è d'obbligo, e quindi siamo obbligati a fare così. Mentre invece per chi di voi ha una canna da 4 metri e mezzo, 5 metri, 6 metri e si trova a pescare in più acqua, come ad esempio l'amico Rosario che mi diceva: io pesco a volte anche in 12, 13, 15 metri d'acqua. Chiaramente non è che possiamo usare una ruba azienda 14 metri per andare a pescare due spigole in porto, no, dobbiamo pescare scorrevoli. La pesca però con il galleggiante scorrevole dice una cosa fondamentale: la naturalezza si va a fottere. Quindi tutta la quantità di acqua, perlomeno poco meno della quantità di acqua, escludendo il nostro terminale che potrà essere anche di 2 metri, possiamo mettere anche una torpillina ancora più su di 1 metro, ma di più non si può fare. Quindi tutta la nostra discesa sarà veramente poco naturale, perché come voi sapete, come vi ho già spiegato, per il galleggiante scorrevole purtroppo bisogna utilizzare un piombo piuttosto concentrato e molto pesante, perché altrimenti l'attrito dell'acqua e comunque l'attrito del filo bagnato a un certo punto della discesa si bloccano nei forellini del galleggiante scorrevole italiano o nel diciamo ferma galleggiante inglese scorrevole. Quindi ha un forellino talmente piccolo che il nostro filo non ha la forza di andare giù. Quindi io vi ipotizzo, ho già pescato in situazioni del genere, ma bisogna andare giù con 8-10 grammi a palla, una torpilla molto concentrata, e questa è la cosa che bisogna fare. Un'altra cosa, ragazzi, importantissima per questa pesca, come voi sapete, è fondamentale pasturare. Quindi se nella montatura parte 1 il problema non sussiste, perché possiamo utilizzare i vari tipi di pastura, ma la più comune, la più utilizzata, che poi è quella che anche andiamo a innescare, è il bigatino, e non abbiamo problemi perché intorno ai 2 metri, 2 metri e mezzo, 3 metri di acqua il bigatino scende senza nessun problema. Già in questa montatura dove andiamo a pescare a 6 metri bisogna che ci inventiamo qualcosa di molto semplice a mio vedere, perché esistono delle colle di bigatini per cui si può incollare il bigatino, farne una palletta non troppo grossa ma comunque concentrata, in modo che nei primi metri il bigatino riesca a scendere diritto, quindi senza andarsene per i fatti suoi. Ma oltre alla colla da bigatino, che a me, devo dire la verità, non piace tantissimo, userei di più una pastura che non sia esageratamente sapida e particolarmente di livello, perché utilizzerei una pastura ad esempio al pesce molto molto semplice, base, la mescherei insieme ai bigatini da asciutta. Quindi prendete i bigatini, ci date una setacciata, li pulite bene che siano belli asciutti, poi prendete la vostra pastura a secco, ci buttate dentro un po' di bigatini, rimescolate diciamo con la mano a secco il tutto quanto, dopodiché andiamo a vaporizzare con un vaporizzatore, con acqua di mare chiaramente, e andiamo a fare delle pallette. La consistenza della palla deve essere piuttosto dura, in modo che quando io lancio la mia pastura, o con la mano, col cucchiaio, piuttosto che con la fionda, che è la cosa migliore alla fine, fionda con un cestello largo in modo che la palletta non si rovini e non si rompa nel lancio, quando dicevo la mia pastura, la mia palletta di pastura e bigatini tocca l'acqua, riesca a scendere
scendere per i primi 3-4 metri bella diritta sul mio galleggiante o comunque nel posto dove vado, poi mano a mano che nella discesa lei scende, la pastura si sgrega, quindi si stacca e mi lascia andare via i bigatini. La pastura può essere un'arma in più, perché comunque è molto più, diciamo, va via molto più facilmente, quindi potrebbe andare a dare questo odore di richiamo anche più in lontananza, quindi usiamo anche questo obbligo che abbiamo per appesantire i nostri bigatini per far sì che magari un pesce venga attirato meglio, dopodiché i nostri bigatini andranno in prossimità dell'amo. Questa è un'altra cosa fondamentale, e fondamentale anche è su tanta acqua così riuscire a capire se la corrente ci permette di pasturare dritti, perché altrimenti noi lanciamo la nostra pastura dritta, noi non peschiamo nulla, vediamo a fianco quella 50 metri che fa pesci uno dietro l'altro e non pastura, lo fa grazie alla nostra perché c'è la corrente che va in là. Quindi mi raccomando, calcoliamo sempre la corrente, fate due prove prima di pescare e vedrete che otterrete il risultato. Quindi ragazzi, questo è tutto, spero che anche questo video vi possa essere d'aiuto, commentate anche questo video e cerchiamo nuovi spunti per cercare di trovare qualche nuova montatura che possa venire bene. Come vi dicevo prima, io ho qualche montatura nel cassetto pronta per farvi vedere, un montatura leggermente un pochettino più inusuali, quindi lì va molto al posto dove andiamo a pescare, al periodo, alla quantità di corrente. Quindi come vedete la pesca alla bolognese, ve l'ho sempre detto, è una delle pesche più fantasiose e varia tantissimo, mantenendo lo stesso pesce, mantenendo lo stesso luogo, in base alle condizioni varia tantissimo la montatura, e è importante farla nel modo giusto. Detto questo ragazzi, vi invito a seguire le nostre pagine Facebook, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, se vi è piaciuto il video condividetelo e mettete mi piace. Come sempre io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me e come sempre che la pesca sia con voi.